Ciao a tutti e benvenuti. Oggi proviamo a dare un'occhiata a Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi. Proviamo a chiarire l'intro come va suonato, che poi è un po' il motivo principale di tutto il brano. La canzone ruota solo su tre accordi: il Mi minore, il La minore e Si settima. Volendo potete suonare sempre in questo modo, con quattro pennate in giù. Ogni accordo, 4 volte sul Mi, 2 volte sul La e 2 volte sul Si settima. Se invece volete suonare come l'originale, dovete mettere il 2 e il 3 sul dodicesimo tasto, rispettivamente il 2 sulla terza corda e il 3 sulla prima corda, e suonare con il pollice la sesta corda a vuoto. Suoniamo pollice e anulare, rispettivamente sulla sesta e sulla prima. Poi suoniamo la terza corda con l'indice della mano destra. Poi suoniamo la seconda corda con il basso, sempre la sesta corda a vuoto. E poi di nuovo la prima corda con la sesta. Il 2 adesso lo facciamo scivolare sull'undicesimo tasto e l'1 lo mettiamo al decimo tasto. Ed eseguiamo lo stesso arpeggio con la mano destra, quindi pollice anulare, indice, pollice medio, pollice anulare. Ora spostiamo questa posizione di due tasti indietro, rispettivamente il 2 sul nono tasto della terza corda e l'1 sull'ottavo tasto della prima corda. Il 2 adesso lo facciamo scivolare sul settimo tasto, sempre alla terza corda, e il 3 lo mettiamo sul settimo tasto alla prima corda. Questa posizione adesso scivola di due tasti, va al quinto tasto, cambiamo il basso, non più la sesta corda a vuoto, ma la quinta corda a vuoto. Sempre il 2 scivola un tasto indietro, lo mettiamo quindi al quarto tasto della terza corda, e l'1 lo posizioniamo al terzo tasto della prima corda, sempre il basso, quinta corda a vuoto. Di nuovo il 2 scivola, va al secondo tasto, mettiamo il 3 sul secondo tasto della prima corda e questa volta mettiamo l'1 sul Si basso, cioè secondo tasto della quinta corda. La seconda volta che suoniamo su questo accordo, che è un Si, suoniamo invece in questo modo. Posizioniamo il dito 4 sul terzo tasto della prima corda, lo suoniamo insieme al Si basso, qui con il pollice alla quinta corda, facciamo una legatura e poi suoniamo seconda corda e terza corda. Ripeto, pollice anulare con la mano destra, sulla quinta e sulla prima corda. Posizioniamo il dito 4 sul terzo tasto della prima corda. Suono una legatura, poi suoniamo seconda corda a vuoto e terza corda. Facciamo risuonare il La, secondo tasto della terza corda. Come vedete, l'unico dito che non si alza mai dalla corda è il 2. Fate comandare il dito 2, dovete avere questo come riferimento e muovervi con questa posizione. Poi questa, di nuovo come la prima, questa e come la prima. Sono solo due posizioni, questa e questa. 2, 3 e 2, 1. 2, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 1, 2, 3. Qui però dobbiamo mettere anche il basso. Cambio basso. Gli accordi, ripeto, sono Mi minore. La minore. Si.
auguro buono studio, vi ricordo di mettere un mi piace sotto il video e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!